9 a 6. Il passato numero 4 con la palla. Siamo alla 19ª edizione di Basket da Mare, il torneo che si svolge all'Eurocamp da una decina di anni, perché precedentemente giocavamo in altre location, sempre più esagenatico. L'edizione di quest'anno, come numeri, ha più o meno diciamo le squadre dell'anno scorso, quindi sono 27 squadre maschili e 19 squadre femminili. Noi abbiamo iniziato in strada, proprio al stile playground, nel senso che costruivamo proprio i campi materialmente col gessetto sull'asfalto. Esperienza per tutti, nel senso che è un gruppo nato quest'anno, siamo quasi tutti nuovi e portiamo dei ragazzi al mare e andiamo al mare insieme a loro. Sono disabili, ma questo progetto è fondato su apprezzare la diversità e divertirci insieme indipendentemente da queste cose che ci distinguono. Tutti i momenti sono sorgente di divertimento, per quanto mi riguarda. Io sono Davide Villa, sono il rappresentante della società sportiva Acquarello di Piacenza. Oggi siamo qua a Cesenatico, siamo venuti alla manifestazione Basket da Mare insieme a questo gruppo di 10 ragazzi disabili, definiti ad alto funzionamento, che fanno parte di un gruppo sportivo di basket e avviamento allo sport. È un gruppo che è nato un paio d'anni fa, è entrato a far parte della polisportiva Acquarello, che si occupa oltre che del basket anche del nuoto, dell'attività motoria, dell'atletica leggera, e questo è un gruppo che si sta sperimentando a livello di autonomia a 360 gradi nello sport, nel lavoro, nel vivere insieme. E Basket da Mare è stata per noi proprio l'occasione per provare a farli sperimentare 3 giorni di vacanza in autonomia insieme, e questa è un'occasione per misurarsi con un ambiente nuovo, con un confronto in una grande dimensione, quella che è questa dell'Eurocamp. Negli ultimi tempi anche delle squadre si sono ritirate proprio per mancanza di fondi, di possibilità di continuare. Mi viene in mente la squadra di Roma, che è già il terzo anno che non si iscrive al campionato perché per mancanza di fondi. Avevamo una squadra anche, c'era una squadra anche a Torino, che anche loro hanno avuto difficoltà in questo senso e quindi non hanno. Però ci sono tante squadre che sono nate. Noi a Reggio Emilia siamo, diciamo, la storia del basket in carrozzina. Poi si è aggiunta Parma, Bologna e via via tutte le altre. Viviamo in una società che non riesce bene a accettare le diversità. Ci troviamo a dover affrontare ogni giorno sfide sia a livello di ostacoli fisici come gli scalini o salite e discese, diciamo ripide, sia anche
a livello di scontri caratteriali con persone che non hanno un minimo di sensibilità nel capire che noi siamo persone come loro, ma solamente che per riuscire a fare le stesse loro cose dobbiamo compiere magari azioni in più, ma alla fine riusciamo a fare le stesse identiche cose. Il basket mi ha aiutato molto dal punto di vista relazionale, ma anche sull'autonomia. Io ero, ricordo, un bambino molto attaccato ai genitori e guai a muovermi senza di loro. Per cui i primi tempi avevo timore di non farcela. Era uno sport che mi piaceva, mi prendeva sempre di più, e poi anche conoscendo diverse persone costruisci relazioni, ti relazioni con tutti e quindi cerchi anche magari l'uscita fuori dal contesto sportivo. Ciao a tutti, noi siamo le Passerone, i Bergamo Robic, ovviamente dalle pianure padane, dove non abbiamo un cavolo, devo guardare qui. Siamo di Roma, cioè in realtà siamo un po' di tutta Italia, però la squadra è di Roma e facciamo un campionato di CSI. Ormai è la settima edizione che siamo qua a Cesenatico, no? Sempre la 1. Cosa non ci piace? Più partite. Più partite, poche partite e il prossimo anno un torneo anche di beach volley. Se vinciamo è tutto merito del coach. Se perdiamo è tutto demerito della squadra. Tutto colpa nostra. Questa è. Quando ci piace? Ci piace, ma è tutto, l'organizzazione è molto bella. Lo spritz è buono. Non lo so, voi lo che lo fate da più anni lo sapete, io per me. 62 anni. Quanti? 62. 62. 62? Premiato anche quest'anno. Con tutti gli esami pagati. Passerone! La la!